della rubrica Cosa mi metto? Oggi ho deciso di, diciamo, fare un look un po' più elegante, essendo comunque dedicato ad una serata in discoteca. Come vedete nell'outfit ho scelto un vestitino davvero molto molto carino, che tra l'altro, come sapete su Polivore, l'app appunto dove creo questi outfit, dice anche le marche. E questo non è di H&M, ma è identico a un vestito che si trova da H&M, perché tra l'altro io ce l'ho non tutto così nero, ma con la retina sopra nera e il resto blu elettrico. Quindi, se non sbaglio, ho pagato o 9,90 o 19, no, forse 9,90, non lo so. E quindi, insomma, un vestitino semplicissimo, carinissimo e reperibile facilmente. Ho scelto poi un paio di scarpe che voi direte punta in basso, che sono secondo me bellissime e particolarissime, sono di Valentino, ma si trovano comunque degli ottimi dupe, possiamo definirli, degli ultimi simil in giro. Io le vidi praticamente identiche da Bada, qualcosa di simile da scarpe scarpe, quindi sono facilmente insomma trovabili dei modelli un po' così, e mi piacevano particolarmente perché avevano, non so se lo vedete, queste piccole borchiette, e quindi tendono magari a dare un tocco un po' più rock all'outfit, che magari può sembrare troppo elegante. E anche la pochette l'ho scelta appunto nera, con tipo degli inserti in metallo, molto molto particolare e carina. E gli accessori sul dorato, sia un bel bracciale, tra l'altro è simile a questo tipo che ho adesso io, e degli orecchini e pendenti dorati. Quindi non potevo non fare un trucco sui toni dell'oro e del nero. Mi piace tantissimo, e infatti, come ho detto anche dopo, insomma, mi dispiace che sono le 10:40 di mattina e non posso uscirci perché mi piace tantissimo. E niente, ragazze, vi lascio al tutorial. A dopo! Iniziamo subito dal trucco occhi, visto che comunque è un trucco molto intenso e vado anche ad usare un pigmento, e non vorrei che poi si spargia un po' sul viso, e quindi evito di fare prima la base. Prima di tutto, anche il correttore questa volta lo voglio andare a mettere dopo. Quindi prima di tutto vado a correggere le sopracciglia con la Natural Eyebrow Designer della Benecos. Ora applico un primer su tutta la palpebra mobile e anche sotto l'arcata sopraccigliare, e utilizzo la Love Stage della Essence. Con un pennellino piccolino così da precisione, che voglio essere molto precisa, inizio ad applicare all'inizio dell'occhio un pigmento neve che si chiama Liquid Mirror, che è un pigmento bellissimo, non so se da qua si nota, è dorato. Lo porto anche un pochino qui verso il basso, proprio a creare il punto luce. Come vedete è assolutamente bellissimo, è in assoluto fra i miei pigmenti preferiti della neve, perché è proprio un oro bellissimo. Ok, poi magari dopo lo andremo a intensificare, vediamo un attimo. Ora, dalla mia palette di neve, vado a prelevare con un pennello, diciamo, piatto normale, tipo questo qui, la cialla, eccola qui, Croissant, che è un bel marrone caldo, e lo vado a sfumare su tutto il resto dell'occhio. Ora, con un pennellino piccolo da sfumatura, tipo questo qui, che come vedete è già sporco di nero, appunto vado a prelevare il nero, sempre dalla mia palette neve, e utilizzo Black Sheep. E lo vado a posizionare
proprio alla fine dell'occhio nella piega per intensificare. Ne prendo veramente poco perché è davvero molto molto intenso come nero, in caso preferisco aggiungerlo poi. Cambio pennello e prendo questo qui a punta, la sfumatura più grande, così lo vado anche a portare meglio nella piega. Ho qui a portata di mano una salviettina struccante, in modo che così vado a pulire tutti gli eccessi o le polveri, insomma, che tendono un po' a cadere, essendo molto scure. Quando si fanno trucchi così carichi è davvero importante sfumare tanto, lavorare bene il prodotto e sfumare il più possibile, perché insomma che si veda magari qui lo stacco di nero non è bello, almeno a me non piace, ma insomma sono gusti. Quindi mi piace sì che rimanga un po' più alto la sfumatura, però la voglio veramente ben sfumata, quindi aggiungo poco prodotto alla volta e sfumo bene. Ok, con un pennello grande come questo qui da sfumatura vado a prelevare sempre dalla mia palette l'illuminante plastic e lo applico appunto sotto l'arcata. Voglio comunque più luce sotto l'arcata sopraccigliare, quindi vado a utilizzare questo ombrettino che io utilizzo sempre come illuminante della Shaka, che è appunto oro, e lo vado a mettere qui, così prende ancora più luce. Vado a tracciare una riga di eyeliner nera con la Love Punk della Essence. Scusate se ogni tanto quando metto l'eyeliner scompaio nell'inquadratura, ma guardare videocamera e specchio e mettere l'eyeliner è tipo un'impresa. Nella rima interna dell'occhio vado ad applicare una matita nera, ormai vedete sempre questa perché sto cercando di smaltirla, ed è una matita nera della B Chic che si chiama proprio Sguardo Intenso, se non erro. Ok, mentre sotto l'attaccatura delle ciglia vado ad utilizzare il pastello di neve, al contrario, cedrata, che anche questo è appunto, appunto un bellissimo oro, un po' più scuro di Liquid Mirror. Infine applichiamo il mascara, che non trovo, eccolo. Io utilizzo questa mini size di Chanel, Le Volume. E questo sarà il risultato finale. Spero che vi piaccia, a me piace tantissimo. Boh, è davvero molto bello, tra l'altro dalla videocamera sembra meno intenso di quanto in realtà sia, in realtà è davvero molto molto intenso, tant'è che adesso io sto girando il video, sono le 10:40 di mattina e mi dispiace non poterci uscire, insomma, perché è un po' troppo da sera. Bando alle ciance, faccio l'altro occhio e torno. Eccomi qui con entrambi gli occhi truccati, mi piace tantissimo.
Allora, passiamo invece al resto del viso. Vado intanto ad applicare un fondotinta. Io utilizzo questo qui della Essence, lo Stay All Day Long Lasting, nella colorazione 20 Soft Nude. E comunque non voglio un effetto troppo pesante, comunque l'attenzione è sugli occhi, questo è poco ma sicuro. E quindi lo vado a stendere con una spugnettina in lattice. Sulle occhiaie vado ad applicare questo mini size di correttore della Lancôme. Ne metto veramente pochissimo e lo vado a stendere con un mini flat bookie, tipo questo qui. Una cipria su tutto il viso, utilizzo questa qui della Mua e la vado ad applicare solamente nelle zone dove ritengo opportuno con un pennello non troppo grande. Applico poi una terra opaca, come sempre utilizzo la mia Essence della Fan Club nella colorazione 01 Natural. E lo vado ad applicare con questo pennello qui. Sulle guance vado ad applicare un blush e utilizzo sempre dalla palette della neve, non mi viene il nome. Questo blush qui si chiama Jam, che sembra un fucsia, super fucsia, ma in realtà è molto molto modulabile. Come sempre dalla videocamera sembra con queste guancia, l'ivy, ma io non so perché. In realtà sembra anche questa più scura. Ma in realtà dallo specchio non è così. Vabbè. E infine passiamo alle labbra. Allora, diciamo che potrebbe starci bene anche un rossetto figo, tipo un bel rosso, però secondo me diventa veramente troppo, troppo. Quindi voglio mantenermi, diciamo, più sul naturale. Vado intanto ad applicare, visto che le mie labbra sono chiarissime, come vedete, e questo lip marker della Kiko, che è un long lasting color. Questo è nella colorazione 104, che è praticamente un colore molto molto naturale. E intanto metto questo. Non è che le abbia colorate molto, però. E poi sopra vado ad applicare questo Double Touch, sempre della Kiko, e questo è il numero 107. Applico prima la parte del colore, che è un rosa molto tenue e molto tranquillo. E sopra poi vado a passarci la parte del lip gloss. Tra l'altro io questo, cioè proprio i Double Touch in generale, li adoro perché hanno, almeno su di me, una durata pazzesca. Questo è il risultato finale. Spero che vi piaccia, insomma, è un trucco assolutamente da sera, molto carico, molto particolare, però secondo me per una serata ci può stare assolutamente. Spero che vi piaccia. Come sempre aspetto i vostri consigli e fatemi sapere anche, insomma, se vi è piaciuto l'outfit. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!